Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con le ricerche, in questo momento è da poco sospese, dei quattro dispersi sul velino. Un elicottero della Guardia di Finanza ha agganciato un segnale telefonico nella zona sotto al Colle del Bicchero, dove si cercano le quattro persone di cui non si hanno più notizie da ieri. Il mezzo però è dovuto rientrare a causa delle condizioni meteo proibitive. Il segnale è stato trovato con un'apposita strumentazione e dunque, insomma, consente di restringere un po' il campo delle ricerche. Sentiamo di più nel servizio. Sono ricominciate questa mattina le ricerche dei quattro escursionisti dispersi da ieri in zona Valle Maielama sul massiccio del Velino. Ieri sera erano partite con gli sci due squadre di 11 uomini, una del soccorso alpino e speleologico ed una della Guardia di Finanza. Poi, a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, le operazioni via terra sono state sospese. Durante la notte è anche decollato da Pratica di Mare un elicottero dell'aeronautica, l'unico con i visori notturni in grado di volare con visibilità scarsa. Il velivolo ha sorvolato rifugi, bivacchi e stazzi, ma senza esito. Nella zona sta attualmente nevicando. I quattro, tre 25enni e un 60enne di Avezzano, sono escursionisti esperti. All'alba sono tornate in azione le squadre di terra del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Sono segnalate delle tracce di una valanga nell'area che in Valle Maielama incrocia la Valle del Bicchero. Il rischio valanghe attualmente è a livello 3, di grado considerevole. La qualità della neve non compatta, le raffiche di vento e i frequenti sbalzi di temperatura hanno mutato le condizioni morfologiche della zona, creando accumuli di neve che prendono la forma ingannevole di terreno stabile o di falsi costoni di roccia. Un pericolo nascosto dalla mutazione del territorio tipica della stagione, che crea delle vere e proprie trappole ed accumuli pendenti su false piste praticabili. Condizione ingannevole anche per i più esperti di montagna. Nel frattempo è stato autorizzato il monitoraggio delle celle telefoniche per cercare di rintracciare i segnali dei telefoni dei dispersi, ed un segnale è stato effettivamente agganciato dall'elicottero V-169 della Guardia di Finanza nella zona sotto al Colle del Bicchero. Il mezzo è dovuto rientrare però a Pratica di Mare a causa delle condizioni proibitive del tempo. Il segnale è stato trovato con la strumentazione ISMI Catcher, che consente di individuare i telefoni cellulari indipendentemente dalle celle telefoniche nel raggio di diverse centinaia di metri. Sei uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno cercato di raggiungere il luogo della segnalazione, arrivando fino ai 1810 metri di altezza a piedi, ma le condizioni meteo proibitive, vento e nebbia fitta, li hanno costretti a tornare indietro. Ora gli elicotteri, gli uomini della Guardia di Finanza e del soccorso alpino sono tutti fermi, impossibilitati a cercare a causa del brutto tempo. Ancora una notizia di cronaca, con uno scontro frontale fra due auto, alla periferia dell'Aquila, nei pressi dell'aeroporto dei Parchi, nella frazione di Preturo. Nel frontale ha perso la vita un uomo di 38 anni, le occupanti dell'altro mezzo, mamma e figlia ferite, sono state invece ricoverate all'ospedale San Salvatore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare la morte del 38enne. Sono in corso gli accertamenti per identificare le cause dell'incidente. È probabile che il manto stradale ghiacciato abbia fatto perdere il controllo al conducente di una delle due vetture. Andiamo avanti adesso, voltiamo pagina. L'impatto economico sulle imprese di Chieti e Pescara rispetto alla pandemia è l'oggetto dello studio affidato dalla Camera di Commercio al CERVED. Vediamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Presidente, avete commissionato questo studio al CERVED, uno studio che conferma come ci siano alcuni settori nella nostra regione in grande difficoltà, quelli della ristorazione e anche quelli del turismo. Ma guarda, lo studio è stato fatto per analizzare un quadro generale dell'economia.
Da qui si evince chiaramente che il settore della ristorazione è quello più colpito, ma ne eravamo coscienti, ce l'ha confermato. Sul settore turismo io qui sarei un pochino più cauto nel senso generale, perché in quei pochi mesi che l'estate scorsa c'è stata la possibilità di lavorare, abbiamo visto un incremento delle presenze in Abruzzo rilevante, e io credo che dobbiamo cogliere anche la cosa positiva, che se questo incremento i nostri operatori turistici sono stati capaci a valorizzarlo, credo che l'anno prossimo ne avremo ancora maggiore, e per cui io sul turismo abruzzese non sarei così negativo, anzi spero di essere positivo. Gli investimenti, qui va fatto un discorso serio. I soldi vanno investiti, non regalati. Se si investono in infrastrutture, tutto sommato noi miglioriamo tutti i settori di attività. Quello di cui abbiamo bisogno di sicuro è investimenti sulle infrastrutture. Ancora una notizia di cronaca. Bevevano e giocavano in 16 in un bar senza però indossare la mascherina. È accaduto a Pescara, in un locale nei pressi della via Tiburtina, dove gli operatori della volante della questura, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno trovato le serrande abbassate come se il locale fosse chiuso, ma una volta avvicinatisi all'ingresso hanno udito rumori e voci provenienti dall'interno. I poliziotti hanno quindi bussato più volte alle serrande fino a quando non sono state sollevate, consentendo quindi l'accesso al bar, dove è stata constatata appunto la presenza di 16 avventori, tutti privi della mascherina. Alcuni di loro erano seduti a giocare a carte, altri bevevano birra, altri ancora stavano giocando al biliardo. Le 16 persone identificate, tutte residenti nel quartiere Rancitelli, sono state sanzionate per aver violato le disposizioni normative anti-Covid-19 sul mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in luoghi chiusi, diverse dalle proprie abitazioni. Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, il bar è stato chiuso per 5 giorni, il titolare è stato sanzionato. Andiamo avanti e ci spostiamo a Teramo. Sit-in di protesta questa mattina sotto la sede del comune da parte dei lavoratori della Tercop, una delle società che gestisce i parcheggi in città. I lavoratori denunciano la perdita di oltre 15.000 euro di incasso negli ultimi 4 mesi a causa della riduzione degli stalli per lavori, senza che l'amministrazione comunale provveda ai giusti ristori. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. La riduzione dei parcheggi a Teramo città sta creando forti tensioni per chi gestisce gli stalli. Dopo un breve sit-in di protesta sotto l'attuale sede del municipio di Teramo, i lavoratori della Tercop, una delle società che opera nel settore, sono stati invitati dal sindaco nella sala giunta. Secondo la Tercop, solo negli ultimi 4 mesi le perdite di ricavi per gli stalli sottratti temporaneamente per lavori ammonterebbero a circa 15.000 euro. I 26 dipendenti protestano anche contro la disparità di trattamento da parte del Comune di Teramo, che ristorerebbe le perdite delle altre due società e non quelle della Tercop. Siete preoccupati perché la situazione non è buona per voi? Offriamo proposte di partenariato da circa 7 anni molto più vantaggiosi di quello che il Comune ha accettato dai nostri concorrenti, e questo è un punto che il Comune ovviamente ci dovrebbe chiarire, perché ovviamente non si tratta di privati che potrebbero decidere anche per simpatie e per antipatie, ma si tratta di interessi pubblici da tutelare. Il secondo aspetto invece è per quanto riguarda la continua riduzione di stalli a pagamento, che ovviamente negli anni ci hanno sottratto almeno circa 700.000 euro, soltanto negli ultimi 4 mesi, soltanto per i lavori, Piazza Verdi, Largo Anfiteatro, Martiri Pennesi, soltanto negli ultimi mesi ci hanno tolto circa 15.000 euro. Cioè noi abbiamo scritto al Comune dicendo: se da 10 anni ci togliete, noi come facciamo a rispettare i contratti? Quante persone siete in questa Siamo cooperativa? 26 persone, non prendiamo ancora lo stipendio del mese di dicembre, e ovviamente è in prospettiva
prospettiva ancora più difficile le prossime settimane. Quindi chiediamo al Comune perché questa disparità di trattamento tra noi e i nostri concorrenti, che vengono puntualmente e giustamente risarciti sulle riduzioni di stalli, mentre invece noi dovremmo fare i miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e ovviamente abbiamo chiesto chiarimenti, ma su questi punti non ci si risponde. Adesso cambiamo argomento, torniamo a Pescara, dove il Comune ha presentato le iniziative che riguardano la giornata della memoria. Il 27 gennaio è previsto appunto il ricordo delle vittime della Shoah. Sentiamo. Il giorno della memoria a Pescara è molto significativo per questo legame che c'è fra Pescara e la comunità ebraica, che si è rafforzato in questi ultimi anni con la partecipazione della città alla giornata mondiale della cultura ebraica come unica città abruzzese. L'anno scorso abbiamo, come sapete, assegnato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, alla Brigata Ebraica e all'American Jewish Committee, proprio per sottolineare il legame della città con la comunità ebraica. Quest'anno deporremo una corona a forma di stella di David sulla lapide che si trova a Palazzo di Città e che l'anno scorso abbiamo inserito nel contesto delle lapidi. E poi avremo un convegno importantissimo sulle tradizioni culturali italiane ed ebraiche, perché noi discendiamo tutti dalla stessa cultura giudaico-romana, e per rafforzare questa posizione il convegno è necessario affinché comunque si ricordi sempre che cos'è stata la tragedia della Shoah, si ricordi soprattutto ai giovani per far capire loro che le discriminazioni non possono esistere, perché le discriminazioni portano alle guerre, portano ai lutti, portano ai dolori, e soprattutto in questo momento storico in cui la pandemia ha colpito tutti nella stessa maniera nel mondo e ci ha fatto capire che siamo tutti ospiti di questo mondo, come dice bene Papa Francesco, dobbiamo fare in modo che questo ricordo, che questa giornata sia un ricordo che ci porta verso una dimensione diversa di società, una società che lega tutti, che fa in modo che tutti possano vivere bene. Quindi la Shoah è una tragedia che noi dobbiamo stigmatizzare fortemente e dobbiamo non soltanto ricordare in questo giorno, ma dobbiamo ricordarlo ogni giorno affinché ci sia un mondo migliore. Adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Il calcio in primo piano con la Serie C, pareggio al Barbera per il Teramo, che passa in vantaggio con Birligé al 20° del primo tempo, ma si fa rimontare dai siciliani, che vanno in rete grazie a Lucca. Buona prestazione della formazione di Paci, che ieri ha proposto la novità del 4-3-3. Servizio e interviste di Ania Cantagalli. Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato, ed ancora una volta il Teramo si porta avanti ma si fa riacciuffare. Al Barbera finisce 1-1 la sfida playoff contro il Palermo, ma è un pareggio dal sapore diverso rispetto ai precedenti. Paci sorprende puntando sull'ex rosanero Birligé dal primo minuto, poco impiegato fino a questo momento, e varando un 4-3-3 che vede Mungo dare una mano in mediana a Viero e Santoro e Pizzauti confermato centravanti con Bombaggi al suo fianco. Il Palermo fa fatica per la prima mezz'ora, con il Teramo che invece ha un approccio migliore. Al nono Crivello sbaglia l'appoggio, Pellegia tocca per Pinzauti che tenta il pallonetto calibrando però male il pallone. Al 19° altra occasione per i biancorossi, in ripartenza di nuovo l'ex rosanero ad impegnare Pelagotti. Un minuto dopo il Diavolo affonda il colpo, il Palermo gestisce male il possesso, Luperini si fa soffiare il pallone da Birligea che scambia con Pizzauti e si invola verso la porta. Davanti all'estremo di casa l'attaccante rumeno firma il primo gol stagionale. Con il numero 25, Birligé. La formazione di Paci, come altre volte accaduto, però tira da questo punto in avanti un po' i remi in barca. Al 27° Accardi crossa per la testa di Rauti con Lucca che non intuisce la traiettoria. Alla mezz'ora arriva il pari dei padroni di casa. Valente batte il corner che arriva dalle parti di Canutè. Il cross dell'esterno premia la testa di Lucca che segna l'1-1 tra le proteste del Teramo, che chiedeva la posizione di fuorigioco di Crivello sulla traiettoria del pallone.
Il diavolo rischia ancora. Al 33esimo, dal nuovo calcio d'angolo, Luperini cicca il pallone a due passi dalla porta. Pinzauti, in acrobazia, servito da Birregea, prova a dare la scossa alla formazione di Paci, ma al 36esimo Tintardini è bravo a mettere una pezza su Rauti e Lewandowski poi sugli sviluppi a mandare in angolo. Proprio dal corner, Rauti, sul primo palo, non trova di testa lo specchio. Paci perde Birligea per un problema muscolare a pochi minuti dall'inizio della ripresa, con Di Francesco a prenderne il posto. L'esordio di De Rossi al posto di Rauti è invece la prima mossa di Boscaglia dopo il quarto d'ora. Le occasioni latitano nel secondo tempo e Di Lari fa il suo ingresso in campo al posto dell'ammonito e diffidato Viero. Lucca ci prova qualche istante dopo, andando alla conclusione in area, con palla che termina fuori non di molto. L'incursione del 26esimo di Valente ed il successivo tiro dell'esterno che Lewandowski prega fuori fa venire i brividi ai biancorossi. Due minuti più tardi è proprio l'estremo del diavolo ad allontanare il tiro a giro di Valente che aveva bucato la difesa di Paci. Al 40esimo il Teramo costruisce la prima vera occasione della ripresa con una incursione di Lari chiuso in qualche modo da Pelagotti. Quattro minuti dopo, dagli sviluppi di una punizione, è invece il Palermo e nello specifico Somma ad andare vicino al gol con Lewandowski ancora bravo in chiusura. In pieno recupero Lari riceve da Costa Ferreira, fa tutto bene ma disegna un tiro che si spegne fuori dallo specchio. Il Palermo tenta gli ultimi assalti nei minuti che mancano, ma finisce 1-1 al Barbera. Per il diavolo è la nona gara di fila senza vittorie e sabato prossimo ci sarà il Bari da affrontare al Bonolis. E abbiamo giocato con un ottimo spirito, siamo riusciti noi all'interno dello spogliatoio a creare il giusto ambiente in settimana. Abbiamo capito che parte tutto dall'atteggiamento e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione e questa deve essere un'esperienza per noi. Abbiamo capito che per noi la concentrazione e questo tipo di atteggiamento ci può fare la differenza. Abbiamo cambiato modulo perché le cose sono cambiate. Io almeno ho dovuto cambiare per forza perché con il 4-2-3-1 le cose non filavano più, avendo spostato Santoro sulla sinistra, Costa Ferreira dietro e non c'era più fluidità. Oggi le cose sono andate meglio, è un modulo che può funzionare. Sì, hai ragione, però penso che poi alla fine sia l'atteggiamento che faccia la differenza, dai. Il modulo è importante perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Intanto la storia di Birligia è meravigliosa perché poi il calcio insegna anche queste storie qua. Lui è stato 3 mesi, avevamo fatto una scelta diversa con lui, doveva andare via, poi è rimasto e lui si è allenato sempre con grande umiltà e poi oggi ha avuto l'occasione e l'ha sfruttata, quindi probabilmente avrebbe continuato lui a giocare, purtroppo si è fatto male. Sei contento insomma dell'arrivo che sembra ormai scontato di Vitturini? Beh sì, sono molto contento perché ci dà un'opzione in più e così possiamo rimettere Costa Ferreira davanti che per noi è stato un grande peso offensivo, quindi sì, sono molto contento, anche come giocatore lo conosco, è bravo. No, loro si sono messi a tre, non l'avevano mai fatto, ma questo non deve destabilizzare la nostra squadra, cioè non può essere che ci destabilizzi perché abbiamo tante volte giocato contro una squadra che giocasse a tre a metà campo, quindi si gioca in verticale con gli attaccanti, quindi non si gioca più diciamo in linea ma si gioca in verticale. Il problema è stato un problema di atteggiamento e vi dico la verità, la colpa è mia, nel senso che probabilmente non gli ho fatto capire bene in settimana ciò che dovevamo fare, come dovevamo farlo, con quale atteggiamento, quindi mi assumo io tutte le responsabilità. I ragazzi comunque sono frutto di quello che fa in settimana, frutto del lavoro fatto con lo staff tecnico, quindi ripeto mi assumo tutte le mie responsabilità di quella diciamo, 25 minuti circa di assenza totale dal campo. Quindi questo, uno può anche fare cose diverse rispetto a quello che tu ti aspetti, ma poi in campo abbiamo lavorato così tanto su tante dinamiche tattiche che non ci deve sorprendere nulla in pratica. Adesso la Serie D, successo per il Castelnuovo che regola 2-1 la Recanatese grazie alle reti di Terrenzio nel primo tempo e Croce nella ripresa e complice il pareggio del Rieti a Castelfidardo, riprende la vetta solitaria del girone F. Stefano Recanati.
Formazione tipo per Di Fabio, che può contare sul rientro di San Severino sulla corsia di destra. Torna titolare a centrocampo Croce a far coppia con Loviso in avanti. Fagioli a sostituire lo squalificato Sbarbati. Ancora in emergenza la Ricanatese, che dopo il Covid in settimana ha perso Brunetti e sbaffo per infortunio. Il tecnico Giampaolo si presenta al comunale con il 3-5-2, in difesa Donzelli, in avanti Ceppera con l'ex Teramo Piccioni, dirige Gemelli di Messina. In un pomeriggio molto freddo e caratterizzato dalla tanta pioggia scesa per l'intero arco della gara, il primo a scaldarsi è Natale, pronto a intercettare un colpo di testa ravvicinato di Pera da azione d'angolo. La sfida è molto equilibrata in avvio e i nero-verdi, oggi in maglia bianca, si affacciano in avanti per la prima volta al 20° quando De Giglio dalla destra pesca Di Ruocco, che non si fida del tiro a volo, e la sua conclusione viene murata dalla difesa leopardiana. Al 25° si levano le proteste degli ospiti quando Piccioni va giù al limite dell'area, ma per il direttore di gara non c'è fallo e fa proseguire. Sotto una pioggia battente alla mezz'ora è ancora Di Ruocco a provarci dopo una ripartenza veloce, ma il tiro dell'esterno sinistro finisce abbondantemente alto. Si fa preferire ancora la squadra di Guido Di Fabio, che al 34° con lo specialista Loviso scalda i guantoni a Santarelli, che si rifugia in corner. Continua a premere il Castelnuovo, che mette la freccia al 39°. Punizione ben calciata da Loviso, sul primo palo irrompe Terrenzio, che di testa sul secondo palo trafigge Santarelli. Per il capitano il primo centro stagionale. 5 minuti dopo prova ad allungare la formazione di casa con Croce, che dalla distanza impegna in due tempi Santarelli, e poi Fagioli rischia il secondo giallo per fallo sull'estremo ospite. Sul finale di tempo brivido per i locali quando Pera, non il più alto, di testa in area di rigore per poco non pareggia il parziale. Il secondo tempo riparte con un giallo in area di rigore abruzzese quando il direttore di gara concede giustamente il rigore ai marchigiani per fallo di mano di Terrenzio, ma l'assistente Cadorna di Catania aveva in precedenza alzato la bandierina segnalando una posizione di fuorigioco. Ma la Recanatese rientra da grande dagli spogliatoi e impatta il risultato al 6° lancio illuminante di Pera, che vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Pezzotti, e per l'ex Pineto e gioco da ragazzi infilare in uscita Natale. La gara vive una fase spezzettata del gioco, ma al 20° il Castelnuovo a farsi vedere in avanti con Fagioli, che schiaccia verso la porta, ma la gioia del gol gli viene negata da Raparo ben appostato sulla linea. 3 minuti e Croce da calcio piazzato impegna Santarelli alla parata in 3 tempi. La Recanatese non ci sta ed è il neo entrato Senigallese a farsi vedere in avanti dopo un cost to cost per vie centrali, ma il suo tiro è messo in angolo da Natale. I giallorossi hanno la più nitida occasione per passare in vantaggio a Compera, il più lesto di tutti ad approfittare di una sponda di Ferrante, ma Natale salva immolandosi sull'ex Matelica. Ma a differenza della gara contro il Vasto Girardi, Loviso e compagni non si scompongono e prima vanno vicino al gol al 38° con Fagioli, che in tuffo colpisce il palo. Poi trovano il gol vittoria 3 minuti più tardi con Croce. L'ex Chieti raccoglie l'assist al volo di Di Ruocco e infila Santarelli, per la gioia dei pochi addetti ai lavori di Fede Neroverde presente al comunale. Nei minuti di recupero vano l'assedio verso la porta avversaria dei marchigiani, che come il campo basso cade per la prima volta in campionato a Castelnuovo, ora nuovamente in vetta dopo il pari del Rieti a Castelfidardo. Vittoria anche per la Vastese contro il Vasto Girardi, prima gioia per D'Addario, che sale in classifica a 13 punti e mercoledì ci sarà il recupero di Notaresco. Vediamo il servizio. Arriva contro il Vasto Girardi la prima vittoria aragonese della gestione D'Addario. Contro la squadra guidata dal pescarese Prosperi, biancorossi hanno giocato una gara corta e di sostanza, meritando la vittoria con la conquista di 3 punti dall'inestimabile valore, con il successo che mancava in casa da quasi 3 mesi. Avvio di gara combattuto ed equilibrato, proteste in area molisana al 7° quando c'è forse un doppio tocco con la mano, con il direttore di gara che fa proseguire fra le proteste locali. Al 12° c'è però una colossale occasione per Solimeno della Vastese, che in area mette incredibilmente al lato. Sul capovolgimento di fronte Mercai in area da posizione defilata chiama il portiere di casa alla respinta. Match che si ravviva e che al 15° vede il vantaggio locale grazie ad una bella rovesciata di Martinez, che supera Guerra portando così in vantaggio la sua squadra. La partita si mantiene vibrante nonostante il terreno di gioco allentato per la pioggia. Al 21° Ruggeri
ieri per gli ospiti su punizione dai 25 metri, chiama di Rienzo al salvataggio in angolo. Il pareggio della squadra di Prosperi è solo rinviato e arriva al 25esimo quando guida in area in un contrasto. Termina a terra per il signor Tartarone di Frosinone. Ci sono gli estremi del rigore che Mercai trasforma spiazzando il portiere di casa. Di nuovo parità dunque fra Vastese e Vasto Girardi in un match che si mantiene aperto e imprevedibile con le due formazioni non paghe. Fino all'intervallo non accade però più nulla con le due squadre che ritornano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa avvio arrembante per i padroni di casa che al quinto trovano con le noci il gol del vantaggio. La squadra di D'Adderio dunque si porta sul 2-1 e sfiorando al 19esimo addirittura il tris con Bernardi. Il tecnico ospite Prosperi effettua due sostituzioni sperando di vedere la sua formazione più propositiva. Guida così al 22esimo una buona intuizione dal limite con la palla che però termina di un soffio alta sopra la porta di Di Rienzo. Come nel primo tempo il match resta comunque in equilibrio con un gioco più frastagliato rispetto alla prima parte di gara e con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 35esimo però l'ennesima svolta della gara con Di Filippo che sradica palla ad un avversario a centrocampo e si dirige verso la porta di Guerra e appena dentro l'area Molisana entra in contatto con Pesce, cade a terra per il direttore di gara e rigore con Diarra che dagli 11 metri non sbaglia realizzando il 3-1 che permette agli abruzzesi di mettere a questo punto in cassaforte i tre punti anche perché la formazione molisana sembra non averne più con la festa biancorossa al 95esimo. Per una vittoria di platino per classifica e morale. Ora due partite in trasferta, mercoledì il recupero di Notaresco e domenica prossima a Genzano con il Cinzia Alba Longa. E chiudiamo con il volley, ennesimo successo nel campionato di A3 per l'Abba Pineto che sbanca con un perentorio 3-0 anche il campo del Lecce. Gara senza storia, ancora una volta caratterizzata dalla forza del muro, ben 13 volte vincente con la firma del trio Partenio Trillini Orazzi. L'exploit nel Salento vuol dire nono trionfo consecutivo con 27 punti conquistati sui 27 a disposizione, 27 set vinti e appena due subiti e soprattutto conferma del primo posto in condominio con Galatina e Grottazzolina. Dopo la pausa del prossimo weekend, il 7 febbraio, ci sarà il big match al Pala Santa Maria, di scena il Tuscania, sconfitto ieri in casa nello scontro al vertice dal Grottazzolina. A seguire altro turno interno domenica 14 contro la Roma. Occasione d'oro per l'Abba Pineto del presidente Guido Abbondanza per restare in cima e ribadire il trend da record del sestetto allenato da Gianni Rosichini. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay condotta da Enrico Rocchi. Per quanto riguarda il TG6 torna alle 19, io vi auguro buona giornata.